E benvenuti nel video acquisti del Cartoon Mix di Milano. Oltre che il video acquisti del Cartoon Mix di Milano, sarà il secondo video acquisti di marzo. Furbacchioni, due video acquisti in un mese, furbacchioni. Parto ringraziando tutti quelli che mi hanno riconosciuto, mi hanno salutato, abbiamo fatto foto insieme, tutti quanti. Me ne aspettavo meno perché era di venerdì, siete stati abbastanza, dunque contento. Se andavo sabato e domenica, sarebbe stato come a Lucca. Mi sono rimasti nel cuore due personaggi allucinanti, uno era Ginevra. Foto! Era venuta, voleva vedermi, cioè, mi ha trovato, cioè, abbiamo fatto la foto, un saluto anche alla mamma di Ginevra. E poi, poi c'era un personaggio che aveva avuto indicativamente la mia età, sapeva tutto dei paperi, cioè era un'enciclopedia vivente della Disney, aveva tutto l'albero genealogico della Disney, i paperi, cioè sapeva le sorelle di Zio Paperone che si sono viste solo in un episodio spin-off in un angolo del fumetto, cioè sapeva veramente tutti. Dunque un salutone. Cioè, parlava con me, poi si girava, parlava con qualcun altro, mentre lui parlava io ero. Le sa tutto. Oh, quella gente intorno le sa tutto. Cioè, un mostro, un salutone. Ma partiamo col succo del video, che è il video acquisti. Subito velocissimi, come al solito. Allora, partiamo. Ho deciso di fare questi video sempre più in modo ordinato, dunque andremo per casa. E partiamo dalla Panini. Ovviamente, il numero 71 di Naruto. Il penultimo numero, l'ultimo numero per chi lo stesse aspettando con questa voglia irrefrenabile, uscirà in anteprima, mi sembra, il 7 aprile con One Punch Man, il doppio, se no poi uscirà normalmente il 14 aprile. Ho già letto la fine negli scan, la sto rileggendo nel manga e non vi dico niente, ci mancherebbe per far spoiler, non vi spoilerei mai una storia così lunga, così bella. Il finale a me, ni. Naruto 71, pronti ad aspettare il 72. Poi. Vi ricordate che a Lucca avevo comprato tutta Assassination Class, quello che mi mancava, eccetera, 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 e del numero 10 mi avevo dato l'edizione normale, avevo chiesto la Perfect, mi avevo imbustato tutto, non avevo guardato, arrivo a casa. L'edizione normale. Perché? Perché l'edizione normale? Se avete visto il video acquisti di Lucca lo sapete. E finalmente la limited edition del numero 10. Ci ho fatto la Panini. Ah, la Panini sono persone straordinarie, in fiera andateci, simpaticissimi, 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 dei personaggi allucinanti. E eccola qua, guardate, tutta spilluccicosa. Dunque, ho sia quello normale, sia ho recuperato la limite, che guardate, cioè, a me piace Assassination Classroom, non è un manga profondo, eccetera, 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 però è divertente. E dunque volevo questa super variant cover, guardate che bella, e l'ho recuperata. Poi mi mancavano di Assassination Classroom il numero 11, vittoria assicurata. Il bello di Assassination Classroom, oltre al manga, da un punto di vista estetico di copertine, è che le copertine sono tutte diverse, tutte colorate diverse. Questa sembra una borsa di Louis Vuitton, cioè stelline, robe, luccicanti. Questa è la borsa di Louis Vuitton, tipo, guardate. Ecco, tipo, invece di AK, LV Louis Vuitton. Vabbè, Assassination Classroom, il numero 12, super, super, super bello. E se devo trovare un limite è che praticamente lui ha dato un anno temporale di scuola, un anno scolastico, dunque non sarà infinito come manga, tranquilli. Assassination Classroom, il numero 12. Poi, che mi ha appassionato della Panini, che avevo letto i primi quattro, mi era piaciucchiato, mi ricordava un po' Dick Duster delle corse pazze, mi sono preso anche il numero 5 di Dear Buster Run. Run, dei bust, run, queste tre parole random, no, sto scherzando, run, dei bust, ma visto che non azzecco una pronuncia non volevo manco azzeccare questo. Numero 5, mi sta piacendo, anche questo è leggerino, però è divertente perché mi ricorda proprio Big Dust, le corse pazze, eccetera, e ovviamente il numero 6. E diciamo neanche una miniserie perché finisce a 8, dunque una serie media, indicativamente finisce a 8, di solito le serie medie finiscono più o meno a 10, no? Ci sta, ci sta, ci sta una mini media serie. Ecco, una mini media serie molto bella. Poi, sempre della Panini, perché quando vado in fiera la Panini mi apre il cuore e io non so resistere alla Panini. L'avete già visto, state già vedendo. Dai, che l'avete già visto. La leggenda di Aslan. Avevo comprato l'uno, l'avevo letto, mi era piaciuto, era della Arakawa. Chi è la Arakawa? La Arakawa è quella che ha fatto tutto Silver Spoon. E cos'è Silver Spoon? Non ha fatto qualcosa di più famoso? Certo, ha fatto Full Metal Alchemist. E dunque, ha fatto Full Metal Alchemist, poi ha fatto Silver Spoon e poi ha cominciato questa storia molto tattica, ed è per questo che mi piace, ambientata in un periodo storico di combattimenti, eccetera. Mi piace per il punto di vista tattico. Dunque, la leggenda di Aslan, il numero 2, e la leggenda di Aslan, il numero 3. Se pensate che con la Panini abbia finito, assolutamente no.
sapete che sto leggendo Trinity 7 e vado là e faccio, dove sono arrivato in Trinity 7? Al 7. E Trinity 7 è una di quelle letture che non ci vado dietro mensilmente, perché ho mille cose da leggere, avete solo un angolino, sapete quanta roba ce n'è, che ogni tanto dico, vabbè, mi mancano due numeri, me li prendo, me li leggo a coppia. Vado là e dico, boh, mi sembra sono 8 a 7, dunque vado a prendermi l'8. Hai Trinity 7 8, facciamo 8 e 9. Ok, guarda, no, Trinity 7 8 non ce l'ho. Pom pom pom. Arriva e mi fa, però abbiamo il 9, il 10 e l'11. Dico no, perché devo leggere l'8 per poi andare sul 9, 10 e l'11. L'8 puoi recuperarlo sul sito. Va bene. E allora mi hanno, diciamo, intortato. E ho preso Trinity 7 il numero 9, Trinity 7 il numero 10. Il numero 10, mentre metto via il numero 9 vi faccio vedere il numero 10. E Trinity 7 il numero 11. Dunque, se in un prossimo video acquisti vedete il numero 8, non sono pazzo, è perché questi li ho messi in cantiere, li ho messi in cassaforte, diciamo, e quando arriverà l'8 ho 4 numeri da leggere. Trinity 7 il numero 11. Passiamo alla Star. No. L'attacco dei giganti Before the Fall 5 e l'attacco dei giganti Before the Fall 6. Before the Fall, dunque il 5 e 6. Poi un manga che adoro tantissimo, secondo me è molto sottovalutato in Italia, non è uno di quei manga che dici wow famosissimo eccetera, ma mi diverto veramente a leggere, ed è Blood Lead, ed è uscito il numero 13. So che sta già guardando la copertina, vi ho visto che avevate l'occhio sulla copertina. Blood Lead, il numero 13. Bello. È un po' il manga sorpresa per me, perché mi ha stupito. Poi, Bitum, il numero 17. Sto leggendo Bitum, un buon survival game. È uscito anche il numero 17. L'ho detto, continuiamo a leggere, ho intenzione di finirlo. Bitum, il numero 17. E poi siamo arrivati a un manga che mi ha stupito incredibilmente. Bello, ti intriga da morire. È stata un po' la novità, perché nessuno si aspettava che avesse tanto fascino quanto in realtà ha. Dunque, anche leggendo il primo numero ho fatto wow. E stiamo parlando di Soil. Mi sono preso il numero 6 e mi sono preso il numero 7. 6 e 7. Il problema di questo manga è uno solo, che leggi il 6 e vuoi il 7. Leggi il 7 e vuoi l'8, ma l'8 non c'è. Dunque, perché ne vuoi sempre di più, vuoi sapere perché ti intriga. Dunque, veramente complimenti a Soil, numero 6 e numero 7. Complimenti a tutto Soil, poi ho preso numero 6. Black Blatter, il numero 21. Gotico, bello. E invece di andare calando, questi ultimi numeri sta andando. Dunque, complimenti. Black Blatter, il numero 21. Blue Exorcist, il numero 15. E poi è uscito uno speciale con le prime opere, diciamo, autoconclusive, storielle a sé, eccetera, dell'autrice di Blue Exorcist, perché l'autrice di Blue Exorcist è una donna, e ha fatto uscire Time Killers, quest'opera, se avete, molto più spessa rispetto a Blue Exorcist, ed è una raccolta di un po' le sue idee prima di scrivere Blue Exorcist, quello che aveva fatto, questi racconti autoconclusivi. Infatti dice, dall'autrice di Blue Exorcist, un'esplosiva raccolta di storie in cui l'unico limite è fin dove può spingersi la fantasia. Dunque, se leggete Blue Exorcist, se vi piace Blue Exorcist, compratelo, perché scoprite un po' di più dell'autrice prima di Blue Exorcist. Passiamo all'Attacco dei Giganti, il numero 17. Ve l'ho già detto, a me sta piacendo di più quest'ultima fase di fantapolitico che la prima, che era Splatter e basta. Attacco dei Giganti, numero 17, perché mi intriga di più, è quello tipo storia, mi intriga, dunque mi incuriosisce. E poi come ultimo, anche non ultimo come importanza, siamo arrivati al 67 di Bleach, ma è uscito anche il 68 e il 68 di Bleach. Dunque, Bleach numero 67 e Bleach numero 68. Con la Panini abbiamo veramente quasi finito e passiamo alla Star Comics. Piccola premessa iniziale, sapete che io vi dico sempre che in fiera non compro mai dallo Star Shop, perché spendi tipo 82, 83, ti faccio 80. Non mi stai prendendo in giro? Cioè, spendo meno sul sito online, mi fai il 10%, spedizione gratis. Ma dovete sapere che il loro sito è offline da qualche mese, dunque penso che siano calate drasticamente le vendite e dunque dovevano svuotare, tra virgolette, il magazzino. Passo davanti allo Star Shop, di solito quando devo comprare della Star in fiera vado dalla Star Comics, proprio il banchetto. Della Star Comics di solito sono sempre piccolini e hanno sempre solo gli ultimi numeri, comunque a me servono quelli e va benissimo. Non c'era la Star Comics, c'era solo lo Star Shop, che praticamente non è la casa ma è la distribuzione della Star Comics. Passo davanti allo Star Shop così
fregandomi, dicendo non chiedo neanche, perché questi tanto, spendo 80, due mi fanno 80, niente, li ordino online. Passo vicino e sento, dai, se prendi qualche numero ti facciamo lo sconto, che sta parlando con altri, faccio vabbè, dai, 3 euro di sconto. Dai, se ne prendi un po' ti faccio il 20. Fermi tutti, ho sentito 20%? Allora faccio finta di niente, faccio il disinvolto, ma vicino. E guardo e mango, dico, ma se prendo 10, 20 numeri più o meno ho il 20% di sconto. Mi fa, sì, dai, dopo guardiamo. E penso, sì, dopo guardiamo, mi dice ti faccio il 10. E dico no. Allora lo riguardo e gli faccio, dai, te ne prendo 20 e mi fai il 20%. Lui mi guarda e mi fa, sì, dai, va bene. E so che forse sta cercando di fregarmi, allora sto attento. Fa il conto con la calcolatrice, tu un occhio, magari a volte tipo Terraform, se invece schiacciare 5.90 schiacciava 6, quei 10 centesimi cominciavano a sospettirmi. Lui vede che lo controllo, mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda e mi fa, no vabbè, ma poi 10 centesimi li tolgo alla fine, sarà meglio. Arriviamo al conto totale, arriviamo a 80, tipo puliti. Io lo guardo, lui mi guarda di nuovo, cioè state attenti perché secondo me magari invece del 20 vi faceva qualcosina di meno. Mi fa il meno 20, arriviamo a 64 euro. Ci stava, ero contento, 20%, mi guarda e mi fa 65. Io lo guardo e gli faccio, ma 64 è il 20%? Lui mi guarda e lo fa, ma lo so, dai, 65. Lo guardo e gli faccio, va bene, ma sappi che è il 19%. Arrotondato. E dunque li ho pagati col 19% di sconto, che comunque per loro che non fanno mai sconti va strabene, va strabene. Dunque questa volta ho comprato dallo Star Shop. Incredibile, non ci sto ancora credendo. Partiamo subito. Allora, One Piece, il numero 68 dell'edizione bianca. L'edizione bianca? Ma come fai a resistere? Compro l'edizione bianca perché colleziono l'edizione bianca, si vede qua in alto, questo è One Piece. E leggo gli scan, sono a pari col Giappone. Wow! Chi legge gli scan in Giappone? Wow! Il capitolo 818. Wow! Praticamente hanno detto roba che per 150 capitoli prima non hanno detto niente. Poi hanno ammassato roba negli ultimi 5 capitoli. Senza fare spoiler, vi dico un po' di roba di Sanji, un po' di roba del capitolo 818 che ci siamo capiti. Wow! Tutta insieme. Prima nulla, poi wow! Tutto insieme. One Piece. Non finirà mai. Poi Fairy Tail, il numero 45 di Hiro Mashima. I disegni mi piacciono di Hiro Mashima. I disegni mi piacciono. Numero 45. Poi il numero 21 di Kuroro Basket, che è un mensile, dunque ve lo vedete a ogni acquisti manga, a ogni video che faccio c'è Kuroro Basket. E sapete già cosa arriverà dopo Kuroro Basket? Bravi, IQ, l'asso della pallavolo, perché sono della stessa casa, sono due sportivi, dunque sono vicini. IQ, l'asso della pallavolo. Mi piace, ve l'ho già detto, perché giocavo a pallavolo, dunque rivedo tutte le mosse, tutte le cose in testa. Poi arriviamo a To Love Ru Darkness, il numero 10. Un piccolo edgy. To Love Ru Darkness, un piccolo edgy, il numero 10. Poi, questa è bellissima, era uscito Toriko 28. Mi mancava Toriko 28, il 29 esce tra 10 giorni. Vado lì e faccio, mi interesserebbe, voglio, tra le altre cose che gli dicevo, Toriko 28. E guarda e mi fa, guarda, Toriko 28 non l'abbiamo portato in fiera. Ma porca miseria, è appena uscito, mettilo tra le novità. No. Tempo che non ho tempo di dire la mia reazione, abbiamo Toriko 29. Dunque fammi capire, hai Toriko 29 che esce tra 10 giorni e ce l'hai in anteprima speciale e non hai Toriko 28. Cioè, contentissimo di Toriko 29, ce l'ho 10 giorni prima, ma porta di Toriko 28, porta di Toriko 28. Comunque, Toriko 29, guardate che faccia da furbetto, Toriko 29. Grande serie, Toriko, per chi non la legge, grande serie. Poi, puramente da collezionismo, ho preso il numero 1 di Fairy Tail New Edition, bianco. Ho tutta l'edizione, quella con la sovracopertina rossa. Non ho intenzione di farmi la sovracopertina bianca alla One Piece, perché anche One Piece ha la sovracopertina bianca alla New Edition, e mi sono preso solo il numero 1. Molti mi hanno chiesto cosa ne pensi di questa edizione. Penso che sia un'ottima edizione per chi non ha ancora cominciato a leggere Fairy Tail, che
può comprarsi un numero al mese, in questo modo siamo già al 3 adesso, e farsi una serie e leggersi Fairy Tail. Per chi ha la serie rossa è inutile che interrompa la serie rossa per prendersi la bianca, o che ricominci da capo, o che aspetti per mixare i numeri. No, chi ha la serie rossa continui la rossa, e per chi non l'ha letto è un gran modo di cominciare a leggerlo, Fairy Tail numero 1 bianco nella New Edition. Poi abbiamo Yamada Kun e le 7 streghe, il numero 12, sempre della Star. Poi, attenzione, questo mi piace un sacco, lo sapete, Terraformas, il numero 12, bello, bello, bello. Non vi dico più niente di Terraformas, anche perché questo video ci sarà tanto di quella roba che sarà lunghissimo. Terraformas, sapete che mi piace un sacco, dunque non vi dico più niente. Poi è uscito, che non esce da tempo, lo sto guardando, ce l'ho in mano, Uccio Kyodai, il numero 25, sopra copertina sempre sbelluccicosa. Finalmente è uscito un nuovo numero ed eccolo qua, Uccio Kyodai, il numero 25. Anche della Star abbiamo quasi finito, ma prima di finire la Perfect Edition di L'Emblema di Roto, il numero 5. L'Emblema di Roto, il numero 5. E mai è uscito il 6 in questi giorni. E L'Emblema di Roto, il numero 6. La copertina di questo è strafavolosa. Se vi state chiedendo come mai Toriko, che dovrebbe uscire tra 10 giorni, L'Emblema di Roto, e che è già uscito da 2 ore tipo, sono già imbustati, perché stanotte appena arrivato, ancora prima di andare a dormire, io da bravo stronzo mi sono messo a imbustarli per tenerli protettissimi, iper mega protetti. Guardate che belli sono imbustati, come brilluccicano. Copertina del 6, bellissima. Poi arriviamo all'ultima cosa della Star Comics. Non l'ho presa in fiera, l'avevo ordinata, vi avevo promesso che mi sarebbe arrivata. Molti di voi mi hanno detto: ma non ti è arrivata, ma non l'hai presa. La Limited Edition di My Hero Academia. Come potevo non prendere la Limited di My Hero Academia? Con questa cover variant, super mega copertina, My Hero Academia. E furbacchioni, proprio per venderne di più, c'è un po' più scritto: My Hero Academia, Masashi Kishimoto, autore di Naruto, credo sia lo shonen manga successore di Naruto. Mi sembra un po' esagerato, e ritrovo delle scene simili, tipo, non vi dico niente, dico solo la foresta. Chi ha letto, chi sta leggendo gli scanner, è molto più avanti, c'è un attacco barra battaglia nella foresta, ricorda un po' una battaglia di Naruto nella foresta, comunque. Alla larga, questa è una frase per vendere, chiaramente una frase per vendere. Comunque è un buon manga e mi sta piacendo tanto. Mi sta piacendo tanto. No, è un buon manga. Abbiamo fatto la Panini, abbiamo fatto la Star, e ora passiamo a GP e J-Pop. Ah, dimenticavo, della GP e della J-Pop non ho nulla. Giusto per farci quattro risate, no, non ho dovuto comprare niente, lasciate stare, sono ancora incazzato nero. Giusto per farci quattro risate c'era lo stand JP e J-Pop. Il nessuno. Un tipo così sulla sedia, sembrava narcotizzato, tipo Metal Gear Solid Snake, e l'altro che messaggiava col telefono. Piloni di Tokyo Ghoul che arrivavano tipo al soffitto, degli altri 3, 3, 3, 3, 3, e loro così che si guardavano intorno, la gente che passava non li schifava minimamente, cioè veramente adoro la gente. Si sapeva, vi avevo detto che della Panini manga erano finiti, ma mancavano i fumetti. Dunque finiamo i fumetti e poi passiamo alle action figure. Ci sono anche le action figure? Sì, ci sono anche le DVD. Allora mi sono preso PK Giant, il numero 16. Guarda che bello. Adesso sono per partire le bombe. Poi PK Giant, il 17, che è già quello del 20° anniversario. E quando la Panini fa gli anniversari anche di PK, così cominci ad annusare qualcosa. Dunque, PK Giant, il numero 20. E poi, se ogni 15 euro di sconto, ma ogni persona poteva farsi fare un autografo, un disegno dagli autori. C'erano gli autori di PK, delle Witch che c'è a PK, ma adesso ne parleremo. E ho comprato, adesso poi lo vedete, ho comprato dell'altra roba, ho fatto una spesa e ho fatto un biglietto. Io ero insieme ad amici, anche loro hanno fatto un biglietto, e cioè hanno fatto una spesa che hanno ricevuto un biglietto, non erano interessati a farsi 2 ore di coda per avere un disegno autografo. Mi sono preso il loro biglietto, mi sono fatto 4 ore di coda, ma ho fatto su tipo 4 disegni. Dunque adesso andiamo subito a vederli. Il primo autore che ho incontrato è Pastro, e mi sono comprato il numero 1 nella variant cover solo per fargli fare la copertina. Guardate, Pastro, e gli ho chiesto di farmi un PK cupo, tenebroso, dark, sotto la pioggia, pam 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 pioggia, e mi ha fatto questo.
guardate. Dunque mi sono preso il numero 1 in variant cover speciale per farlo sketchare, diciamo, anche se mi piace più farmi fare il disegno, farmi fare la cover, comunque va di moda dire farmelo sketchare. E poi a fianco c'era Max Monteduro, che vi spiegherò dopo perché era lì, lo capirete. Non faceva disegni, gli ho detto dai, ero in coda, toccava a me dopo, gli ho fatto fammi un becco, ma non posso, dai un becco, fammi un becco, e mi ha fatto questo. Bellissimo, guardate. Dunque su questo ho il disegno di Pastro e un piccolo disegno di Monteduro. Bellissimo. Ma i disegni non sono finiti qua. Allora, il più bel disegno, sì, ho comprato un altro numero 1 in variant per farmelo sketchare, per averlo tutto per me. Questo è veramente bellissimo. C'era Claudio Sciarone e gli ho detto voglio lei, lui ha capito, mi fa come la vuoi, gli ho fatto la voglio bellissima. Siete pronti? È bellissimo, è il mio preferito di oggi, ragazzi. Ho ricevuto un sacco di disegni, un sacco di cose, ma è stato l'autore più divertente ed è stato anche quello che ha disegnato meglio quello che volevo. Gli ho fatto, voglio lei, ho capito, come la vuoi? E io la voglio bellissima. Io questo disegno non lo commento. È bellissimo. Cioè, con questa specie di coda, cioè i capelli che volano nel vento, ha fatto veramente gli short, ha fatto veramente un lavoro eccezionale, ma in un attimo è un genio, questo uomo è un genio. Cioè questo è un disegno che non apprezzo, veramente super contento, è il disegno migliore della giornata, ne ho degli altri, eh. Cioè non si arrabbiano gli altri autori, ma questo proprio, questo ha battuto tutti, questo ha vinto tutto. Vinto tutto. Poi ero uscito di pick up sempre per il 20° anniversario, in uno speciale sulla guida evroniana, come conquistare gli altri pianeti, eccetera. Una figata lucente. Questo non l'ho neanche ancora chiuso, adesso capirete perché è pieno di roba. Pieno, zeppo di roba. Parto facendovi vedere un disegno di lavoratori, me l'ha fatto a pagina intera, lo vedete, ecco. Praticamente mi ha fatto una di quelle astronavi che mi fa, io questo disegno non lo faccio mai, perché gli ho chiesto qualcosa di bello, fai tu, e qualcosa che sia raro, che non fai mai. Mi ha fatto questo, e praticamente sono quelle astronavi che si vedono all'inizio della storia, che vanno, non volano, sono quelle su quelle terrestri, e mi ha fatto veramente qualcosa di speciale. Mi è rimasto impresso, aveva fatto un evroniano con il Maro 1 nella sfera così, con la luna dietro, cavolo che bello, era bellissimo, mi è rimasto in testa. Stavo per chiedergli la stessa cosa, ma gli ho detto non sarebbe una cosa unica, perché l'aveva appena fatto un altro ragazzo, e gli ho chiesto fammi qualcosa di unico, fammi qualcosa tu. Bellissimo. Tra l'altro lui lavora veramente bene, ci mette un po', ma lavora bene. Poi questo era un disegno, ma che c'era già nel volume, che ha fatto Max Monteduro. Praticamente era come, sapete quel puzzle di One Piece in cui poi tutti i pezzettini sono un personaggio, eccetera. L'aveva già fatto, l'ha già stampato in questo volume, ma io me lo sono fatto firmare. Era lì e me lo sono fatto firmare. Poi è un volume pieno di cose, pieno di disegni di tutti gli autori che hanno fatto pick up, cioè veramente un volume che se siete fan di pick up dovete comprarvi, ognuno ha fatto i suoi disegni, dunque un volumone eccezionale. Adesso ve ne faccio vedere qualcuno, perché sennò non... cioè viene un video di un'ora, anche se meriterebbe. Poi c'è Sciarone, che vi ho detto che ha fatto dei disegni paura, guardate qua, questo me l'ha firmato, non sono fatto firmare, se vedete, Claudio Sciarone. E ha fatto anche questo di disegno, che è bellissimo. Cioè questa l'ha fatta, cioè lei è bellissima, io ho fatto la voglio più bella, me l'ha fatta più bella, cioè mi ha fatto qualcosa di eccezionale. Poi qui c'era sempre Pastrovicchio, il pastro, aveva fatto questo disegno e me lo sono fatto firmare. E poi a fianco c'era Giada per il Sinotto, ha fatto praticamente le witch, se vi ricordate, ecco, aveva fatto anche qualcosa di Paperinic e me lo sono fatto firmare. Guardate che bello. Dunque in questo, cioè, ho 2000 firme di tutti, 2000 disegni. Volevo farvi vedere questo. Faccio così perché non, almeno lo vedete, sempre di lavoratori, e me lo sono fatto anche questo firmare, tra l'altro simpatico, vedete la mia firma è quella, poi lo rifirma e ha fatto un disegno eccezionale. Praticamente all'altro ragazzo ha fatto tipo un evroniano, ma così con la sfera di uno in mano, con la luna, bellissimo. Poi questo è un volume speciale, c'è cioè, tanta, questo è veramente tanta roba, cioè adesso non posso farveli vedere tutti, ma ci sono dei disegni super, dunque stracontentissimo, un numero eccezionale, me l'hanno firmato in 4-5, mi ci hanno fatto i disegni sopra, veramente
Una figata. Adesso voi penserete, le sorprese PK sono finite. No. Per i primi che avevano l'italiandino di Pastro e Max Monteduro, si poteva avere questa. Il speciale poster cartonato del 20° anniversario. Cioè, è giga enorme, non si riesce neanche a vedere. E qui era firmato, stampato su carta, ma la firma che non vale niente. E poi qua loro te lo firmavano live, sul momento. Incredibile. Guardate che bello. Tra l'altro non so corniciarlo, non so dove metterlo, ma è una figata. A me PK piace tantissimo e questa super stampa è incredibile. Incredibile. Dunque è stata una giornata proprio da pickers, da super pickers. Contento. No, non è finita la roba. So che vi state chiedendo, così con il popcorn, con la Coca-Cola, è finita la roba? No. Allora, passiamo a... Sapete che mi piace un sacco, mi piace tutto un sacco, tipo, e dunque abbiamo il numero 9 di Wizard of Mickey, che è Legacy, appena preso, fresco di stampa, e poi abbiamo tutti i milioni di Paperone, il numero 2 della Definitive Collection. Io amo questi formati, la Panini sta facendo della roba meravigliosa con la Disney, grazie al cielo l'ho comprata. Bello. Poi, ultima cosa della Disney che mi sono comprato, che avevo già visto a Lucca, ma... non avevo il budget, perché ho speso un sacco a Lucca, se avete visto il video acquisti, 4 giorni di spese allucinanti, era MM Mystery Magazine. Praticamente è un compendium, un volumone, tutte con le storie, delle storie bellissime, con Topolino Investigatore, fatto veramente bene. Ho detto, dai, prendiamocelo. Ed è bellissimo, devo prenderlo, dunque me lo sono strapreso, guardate. Bellissimo, preso. Poi, ultime due cose che ho comprato, sempre in ambito letterario, perché poi passiamo al resto, è Il Porto Proibito, un libro. No, Il Porto Proibito, ragazzi, è un fumetto. Con i disegni diversi dai fumetti che siete abituati a vedermi leggere, ma col fumetto. Poi, tra l'altro, c'era l'autore, e che faceva dei disegni, faceva eccetera dei disegni. L'ho fatto dedicare a Valentina, perché lei è una fan di questo libro. eccetera, ce l'aveva già, ma io gliel'ho fatto autografare e sketchare Il Porto Proibito, cioè sono una brava persona. E poi cos'è uscito ultimamente da Panini Comics di un po' femminile, eccetera, che non è molto da me, ma che non potevo lasciarmi sfuggire, anche perché poi lo regalerò, ma entrerà a far parte della collezione. Dai, l'ho comprato per il disegno, sì, l'avete capito, ho comprato per il disegno, adesso poi il disegno ve lo faccio vedere. Witch, il compendium, il volumone. Me lo sono sempre fatto autografare, certo mettere Valentina perché non potevo farmi ci mettere per Andrea. E comprando il volume avevi il diritto a un disegno. C'era già da Perissinotto, che ha fatto anche PK, mi sono fatto firmare nel compendium di PK del 20° anniversario, e ti faceva un disegno, guardate, mi sono fatto fare Cornelia, uno dei personaggi di Witch, ma sai anche i personaggi di Witch? Qualcosa, vagamente, ma qualcosa sì. E disegna strabene. Mai quanto Sharone, ma comunque disegna bene. No, poi si offende, scherzando. Però Sharone è uno di noi. Cioè, Sharone ti fa ammazzare da ridere mentre sei lì in coda. Sharone è uno di noi. Con i manga, con i fumetti, abbiamo finito. Passiamo a altro. Con altro intendo, partiamo subito che voi mi dite tutto. Dove compri le buste? Dove trovi le buste protettive, eccetera? In fiera. Cioè, adesso io tipo questa l'ho comprata ieri, perché il 131, che è edizione One Piece, quelle edizioni normali, edizione base, Fairy Tail, Conan, adesso cosa ho qua? The Seven Deadly Sin, sono tutti 131. Dunque, avevo finito, mi sono comprato un pacco da 100 buste protettive, 7,50€. Dunque, quando mi chiede dove trovo le buste protettive della WR, che sono quelle qualità prezzo eccezionali, in fiera. Non potete andare in fiera, andate dal fumettaio di quartiere e gli dite: voglio le buste della WR. Eccovele. Se no, andate in una fiera qualsiasi e c'è sempre. Tutti vendono le buste della WR. Dunque, WR buste. Me lo chiedono tanti, troppi. Tutto qua, le buste. Poi è uscito il terzo DVD di Code Geass, Akito to Exiled, è tanta roba, vi dirò la verità, non l'ho ancora visto, sto aspettando che finisca, perché se è bello quanto il primo e calcolando che tipo ne esce uno ogni 4-5 mesi, non ce la farei, andrei a vedermelo in giro, in rete, eccetera, e poi non avrebbe più senso comprarmelo. E visto che ho tutti i DVD di Code Geass e voglio anche questo, lo tengo chiuso in cellofanato in Blu-ray fino all'uscita di tutta la serie, poi me la sparo tutta in un pomeriggio, in una sera,
perché non resisterei. Code Geass mi è piaciuto veramente, veramente, veramente tanto. Tanto, tanto, tanto. Per chi è sopravvissuto a questa mezz'ora di video acquisti, siamo arrivati alle action figure e mi sono preso Luigi di Mario Bros, il primo Luigi antico, fatto da Luigi antico. C'è anche Luigi's Mansion che mi piace e ve lo faccio vedere. Ci siamo capiti. Poi l'ho visto, ho fatto cavolo, il pupazzo di Tingle. Il pupazzo di Tingle. Apro una piccola parentesi, c'è un cane che continua a abbaiare e se non smette di abbaiare vado là e gli faccio tante carezze, ma veramente non gli voglio bene gli animali. Tante carezze, ma tante carezze che lo faccio addormentare di coccole, perché mi sta tempestando del bai. Secondo me sta abbaiando perché vuole le coccole. Cioè, quando la carezza è il cane più buono del mondo, ma se non la carezza abbaia. Dunque, vuole essere abbracciato e coccolato in modo da dormire. Adesso vado là, lo coccolo finché non dorme. Tingle è un personaggio iper secondario della serie di Legend of Zelda che poi ha fatto uno spin-off tutto suo e vai a cercare le rupie, molto manageriale, un personaggio attaccato al denaro, uno spettacolo. Pupazzo di Tingle, bellissimo, me lo sono strapreso. Poi era una vita che lo cercavo, si trovava solo a prezzi folli online e ho trovato un banchetto, diciamo, di action figure, tazze, t-shirt di tedeschi che parlavano inglese, li vedete molto spesso nelle fiere, e avevano un sacco di roba di World of Nintendo e avevano anche il Metroid. Il Metroid, cioè andate online, ma non c'è dentro. È l'unica cosa che non sono riuscito a tenere dentro la scatola, e quando sono arrivato ho detto devo aprirlo, adesso ve lo faccio vedere anche aperto. E cavolo, il Metroid lo volevo, non era ancora uscito in Italia. World of Nintendo ce l'ha anche GameStop, ma serie minori, cose un po' più piccole. Dunque quando l'ho visto ho fatto, tra l'altro c'è online 90, con le spedizioni 100 euro, costa un sacco, e 40 euro me lo sono portato a casa. Ragazzi, veramente, veramente un affare. Ho qua il Metroid. Metroid. Fatto veramente, veramente bene. Cioè, adesso come Zelda. Zelda non è la protagonista di Zelda. Link è la protagonista di Zelda. Il Metroid è questo. E Samus è la protagonista di Metroid. Abbiamo fatto un po' di chiarezza nel mondo di Metroid, di Samus. Allora, questi sarebbero i dentini, si muovono. Queste sono le creature base che poi si trasformano. Chi ha giocato a Metroid lo sa, non devo dirglielo. Ma la figata è che vedete qui c'è il cervello, eccetera. Questa parte è morbida. Questa parte è morbida. Cioè, hanno fatto una super figure bellissima, bellissima, bellissima. Il Metroid. E poi, come ultima figure, Ganondorf, sempre serie 1-2. E non è il Ganondorf che trovate da GameStop, che grande così ce l'ho anch'io, comporto anch'io grande così. Questo è proprio giga gigante, sempre la versione di Wind Waker, fatto divinamente. Anche questo in Italia non si trovava neanche da GameStop ancora da nessuna parte. Infatti vedete una serie che c'è il metodo che vi ho fatto vedere prima, Ganondorf, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sapete che Wind Waker è la mia saga di Zelda tra virgolette preferita, dunque tanta tanta roba. Niente, con Ganondorf in braccio vi dico che anche per questo video, ho messo le gambe per fare, anche per questo video acquisti è tutto, spero vi sia piaciuto, roba ce n'è stata tantissima, cioè non so quanto verrà lungo questo video, ma girarlo è stato ancora più lungo perché tossivo, andavo a bere, tornavo, suonavo il telefono, eccetera, dunque è stato lunghissimo girarlo, spero che vi piaccia, spero che vi sia piaciuta la roba e che dire, un abbraccione a tutti voi e al prossimo video. Sempre nuovi video! Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook. Perfetto.